Di nuovo un cordiale saluto a tutti voi, ben ritrovati per questa edizione del TG Giorno di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020. Un'edizione che apriamo con le ultime notizie che riguardano il maltempo che si è fatto sentire anche con la prima neve caduta a quote relativamente basse tra la notte e la prima mattina. Qui con le immagini che gentilmente ci ha inviato il nostro preziosissimo collega e collaboratore Luca Galeotti, la primavera nevicata dell'inverno. Siamo lungo la strada che da Renaio scende giù fino a Barga. Ecco, a Barga non è arrivata la neve, neve che è caduta un po' a tutte le quote, Appennini, che anche sui rilievi delle Apuane, al di sopra dei 500 metri. Dunque, tutta l'Alta Carfagnana, da Piazza al Serchio fino al comune di Minucciano, di Sillano, di Vagli, naturalmente di Careggine, è caduta la prima neve. Tra l'altro, nelle prossime ore la temperatura dovrebbe rialzarsi. Nelle prossime edizioni del telegiornale, naturalmente a partire dalle 17:30, vi proporremo un ampio servizio anche con le immagini. Qui intanto siamo a Renaio, girate nella zona di Casone di Profecchia e del Passo delle Radici. Bene, possiamo tornare in studio ribadendo che comunque gli esperti dicono che nei prossimi giorni ci saranno altre perturbazioni, ma saranno più di matrice atlantica, quindi temperature più alte, e la neve comunque continuerà a cadere a quote superiori ai 1200-1300 metri. Quindi potremmo dire, se fossimo in una situazione di normalità, che sarebbero grosse notizie per tutti gli operatori turistici. Vedremo. Ed ora, in tema di neve, invece, parliamo di una volpe, animale notoriamente furbo, ma in questo caso che stiamo per vedere, anche piuttosto imborghesitosi. Guardate queste immagini che ci sono state inviate da un nostro gentile telespettatore Claudio, con questa, tra l'altro, bellissima volpe che si nutre di cosa, vi domanderete? Bene, di biscotti appena gettati sulla neve dalla gentile signora Rita. La volpe non c'è stata a pensare tanto su e, come vedete, se ne nutre avidamente. Un atto anche generoso e coraggioso da parte di Rita, ma poi conferma anche che certe volte i luoghi comuni sulla pericolosità di certi animali selvatici sono un po' delle leggende metropolitane. Ringraziamo l'amico Claudio. Immagini davvero molto belle e questa volpe, questo esemplare, stupendo. Cambiamo argomento. Parliamo del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Si è aperto stamani il processo in Cassazione, dunque l'ultimo grado di giudizio. I familiari delle 32 vittime hanno effettuato un presidio a Viareggio. Per noi c'era Federico Conti. È iniziato questa mattina il processo presso la Suprema Corte di Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, in cui morirono 32 persone. I giudici della quarta sezione, entro pochi giorni, al massimo entro sabato, decideranno se confermare o rinviare, anche solo parzialmente, alla Corte d'Appello di Firenze la sentenza di condanna pronunciata il 20 giugno 2019 per i vertici delle ferrovie e delle aziende italiane e tedesche coinvolte nell'esplosione del vagone cisterna. Per la prima volta dall'inizio del processo non sono presenti i familiari delle vittime, costretti a Viareggio dalle restrizioni anti-Covid, essendo la Toscana ancora zona rossa. A nulla è servito l'appello rivolto nei giorni scorsi alle istituzioni affinché fosse concesso loro di assistere ai lavori, in presenza o via streaming. I familiari si sono ritrovati di fronte al municipio di Viareggio per un sit-in di pochi minuti. Noi adesso sappiamo che gli avvocati sono in aula e sappiamo che i telefoni non funzionano. Cioè, per noi è un'angoscia incredibile, manco ci possono dire le cose se non escono da quell'aula. Siamo devastati, veramente siamo devastati. Io mi auguro che quei giudici abbiano capito che cosa è successo a Viareggio il 29 giugno del 2009. È un processo che riguarda la sicurezza di tutto il paese, dei treni bomba che viaggiano ancora quasi nelle stesse condizioni. Non è solo per noi. Faremo una presenza virtuale, chiediamo a tutti di esserci, di starci vicino e di venire a contattarci tramite, appunto, lo comunicheremo tramite la nostra pagina dove poter fare e come poter fare per starci vicino in questi 3 giorni, chi portandoci un saluto, chi chiedendo informazioni. La sentenza di appello di Firenze aveva confermato la maggior parte delle condanne già stabilite dal Tribunale di Lucca, fra cui Mauro Moretti, Michele Lia e Vincenzo Soprano, i top manager delle ferrovie italiane. In Cassazione sono presenti solo legali delle parti. A livello istituzionale, l'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli e il senatore viareggino Gianluca Ferrara. Le 32 vittime e i familiari devono ricevere giustizia, senza scorciatoie.
Il nostro Paese si è avuto purtroppo troppa difficoltà, anche da parte della magistratura, a condannare i responsabili di certe stragi. Da questo processo deve giungere un segnale forte, non solo per Viareggio, ma per l'intero Paese, perché nessuno può e deve rimanere impunito. Beh, il dolore, non solo il dolore di chi ha perso un familiare, un figlio, un genitore, ma il dolore senza fine di queste persone di Viareggio. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca. Droga in tasca e pennato in spalla. La polizia e i vigili urbani di Altopascio hanno sgominato una banda di spacciatori marocchini. Tre spacciatori sono stati arrestati dalla polizia e dai vigili urbani nell'ambito dell'operazione Biagioni contro il traffico di droga. Si tratta di tre marocchini di 36, 42 e 31 anni, per i quali è stata disposta la custodia in carcere. L'indagine è stata avviata a maggio e ha riguardato l'attività di spaccio di cocaina e hashish, svolta dai tre in un terreno privato ad uso agricolo sulla via provinciale Biagioni nel comune di Altopascio. Lo spaccio si protraeva da almeno un anno. Il gruppo riforniva numerosi clienti provenienti sia dalla provincia di Lucca sia dalla vicina Pistoia. La vendita dello stupefacente avveniva tutti i giorni a partire dalle 21.30 fino a tarda notte. I tre marocchini arrivavano accompagnati da un connazionale, loro complice, oggi indagato. Scavalcavano il cancello della proprietà privata e al riparo da occhi indiscreti cedevano la droga ai clienti che si avvicinavano. Per il GIP di Lucca l'attività era gestita in modo stabile e professionale come una vera e propria piazza di spaccio. Per difendersi da altri spacciatori e proteggere i guadagni della serata, il gruppo presidiava il sito di spaccio armato di un pennato. In più occasioni la squadra mobile e la municipale in questi mesi avevano effettuato sequestri per 100 grammi complessivi di cocaina e 50 di hashish. In alcuni casi a farla ritrovare è stato un piccolo cane da tartufo della zona che dopo averla dissotterrata si allontanava disinteressato. Nel corso dell'operazione, al gruppo che risiedeva stabilmente nel comune di Santa Croce sull'Arno, sono stati sequestrati 2.000 euro in banconote da piccolo taglio, provento dell'attività di spaccio. Nella perquisizione di martedì mattina, uno degli spacciatori è stato trovato con 1.300 euro guadagnati con lo spaccio della notte scorsa. Parliamo anche di emergenza sanitaria, di Covid, in attesa dei nuovi dati che usciranno nelle prossime ore. I Lions hanno donato tre ecografi per esame polmonare dei pazienti a domicilio. Tre ecografi per potenziare la medicina territoriale a Lucca e che saranno utilizzati dalle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, per effettuare esami diagnostici a domicilio sui pazienti Covid. Le apparecchiature sono state donate alla ASL dalla Lions Club Lucca Ost. Al campo di Marte, per la semplice cerimonia di consegna, erano presenti il presidente del Lions Club lucchese, Raffaele Nannipieri, e il direttore della zona distretto della Piana di Lucca, Luigi Rossi, oltre ad alcuni professionisti impegnati quotidianamente sul campo nella gestione domiciliare dei contagiati. Il presidente dei Lions, Nannipieri, ha spiegato come l'idea di questa donazione sia partita da una conversazione con il medico di famiglia Aldo Allegrini, che aveva evidenziato i vantaggi di diagnosticare in maniera precoce a casa del paziente un eventuale interessamento polmonare a seguito di un contagio Covid. E l'importanza di queste apparecchiature è stata confermata dal direttore Rossi. Sono dei piccoli ecografi portatili che si possono portare sul domicilio, si possono portare ovviamente, come dire, in fase di trasporto, quindi saranno utilizzati sia per RSA, sia per il domicilio, come dicevamo, sia per anche le cure intermedie. Sono ovviamente una forma di aiuto nella diagnosi, ma anche nella valutazione e monitoraggio degli eventuali casi verso ovviamente il rischio, di un peggioramento. Quindi poter monitorare, poter vedere ovviamente determina un grande vantaggio da questo punto di vista, specialmente sui soggetti fragili. Si parlava delle squadre USCA, ogni giorno compiono 20 visite nelle case dei pazienti Covid della Piana di Lucca. Vediamo allora quest'altro servizio. Quattro squadre composte da medici ed infermieri che ogni giorno percorrono il territorio per assistere i contagiati Covid a domicilio.
sono le USCA della Piana di Lucca, le unità speciali di continuità assistenziale, quelle che visitano e fanno i tamponi ai malati più anziani o che comunque presentano sintomi forti del Covid. A dividersi il lavoro sulla piana sono 24 operatori in tutto, che ogni giorno eseguono una ventina di visite nelle abitazioni o nelle RSA e negli alberghi sanitari. Un lavoro importantissimo in appoggio a quello dei medici di base. Ma come si svolge la giornata di un operatore USCA? Allora, noi entriamo alle 8, abbiamo un primo lavoro di gestione informatica dei pazienti, quindi programmiamo le visite della giornata, i tamponi che andremo a fare, dopodiché siamo divisi in due squadre, medico-infermiere o medico-medico, infermiere-infermiere, che vanno sul territorio, quindi si distribuiscono su tutta la piana di Lucca. E arriviamo addirittura anche a Monte Carlo, quindi abbiamo una zona molto vasta. E chi resta in sede invece si occupa del monitoraggio, quindi chiamiamo le persone, sentiamo come stanno, facciamo anche un po' di supporto psicologico perché è importante, le persone si sentono molto spesso anche abbandonate e quindi sentire qualcuno e sapere che comunque c'è qualcuno che pensa a loro le rincuora molto. Quindi da questo punto di vista, insomma, penso che il nostro lavoro sia abbastanza prezioso. Andiamo a Viareggio, dove ha suscitato profonda commozione la scomparsa di Franco Malfatti, maestro della cartapesta, maestro dei carri di Viareggio, aveva solo 56 anni, Federico Conti. Si è spenta all'improvviso, a soli 56 anni, Franco Malfatti, carrista di lungo corso del Carnevale di Viareggio, un lutto scioccante che ha spiazzato tutto il mondo della cartapesta, di cui Malfatti è stato uno dei più raffinati e intimi interpreti, affrontando sempre con coraggio tematiche delicate e scomode del nostro tempo. Partito ragazzino dagli hangar di Sergio Baroni, ha sfilato per moltissimi anni nella prima categoria, vincendo per ben due volte il primo premio, nel 2001 con Le rovine d'Italia e nel 2008 con Sortilegio. La pena di morte, la decadenza del paese, l'agonia dei migranti, un'attenzione per gli ultimi culminata nel commovente carro Non ti scordar di me del 2013, una toccante denuncia del dramma delle carceri italiane, e proseguita anche in seconda categoria, dove è sceso nel 2018, come nell'ultima sua opera, Giù le mani, un monito a difesa dei bambini del 2020. Sono felice di essere riuscito a dire con la cartapesta ciò che con le parole non riesco a dire, aveva commentato in diretta durante il corso, racchiudendo l'essenza gentile del suo talento di carrista. Per il Carnevale 2021 aveva presentato L'Orlando Furioso, un'allegoria della follia della società contemporanea raccontata attraverso il capolavoro di Ariosto. Tutta Viareggio oggi piange il carrista poeta, un grande dolore, commenta la presidente della fondazione Marialina Marcucci in un messaggio rivolto a tutti i costruttori. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per i suoi cari, per i suoi amici e compagni di sempre. Così lo ricorda invece l'ex presidente della fondazione, oggi consigliere comunale, Alessandro Santini. Un grande lavoratore, un grande artista che nel suo silenzio, nel suo mai essere sopra le righe, sapeva essere comunque un gigante del Carnevale di Viareggio. Un altro prestigioso riconoscimento per Giada Lettieri, questa volta la giovane ricercatrice del Molecular Mind Laboratory della scuola IMT, vince il premio SIPF Junior 2020 della Società Italiana di Psicofisiologia e Neuroscienze Cognitive. Essere premiato lo studio di Giada, pubblicato a dicembre 2019 sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Communication. Andiamo in Garfagnana, l'Unione dei Comuni della Garfagnana, per combattere il processo di impoverimento causato anche dalla pandemia, ci mette 50.000 euro. Dall'Unione Comuni Garfagnana un intervento di 50.000 euro nell'ambito del progetto Riuscire, un contributo fattivo per il superamento dei processi di impoverimento causati dal Covid-19. La pandemia che il nostro paese sta vivendo è caratterizzata anche da un'emergenza sociale che sta spostando l'attenzione su vecchie e nuove fragilità ormai estremizzate o che il lockdown ha messo in evidenza. Le misure di aiuto non sono in particolare sufficienti a coprire i bisogni delle categorie prive dei tradizionali ammortizzatori sociali e per questo è nato il progetto Riuscire. Il progetto è promosso dalla Caritas, Diocesi di Lucca, Associazione Fondo Vivere, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e vi hanno aderito, contribuendo con proprie risorse, diversi enti locali.
Tra questi anche i comuni garfagnini che hanno partecipato alla costituzione di un fondo di 50.000 euro tramite l'Unione Comuni della Garfagnana. Sì, è un'iniziativa molto concreta, abbiamo aderito con convinzione perché ci permette di essere operativi sul territorio a fianco di tutte quelle realtà che possono in un momento come questo particolarmente difficile aver bisogno. Il progetto prevede il prestito di solidarietà che garantisce prestiti fino a 2.500 euro, l'aiuto di solidarietà con cui si erogano prestiti fino a 1.000 euro, numerosi anche gli strumenti di accompagnamento previsti. Ma chi può beneficiarne? Artigiani, persone che svolgevano lavori irregolari, commercianti, partite IVA, tutti quei soggetti che fino prima di febbraio riuscivano tranquillamente ad arrivare a fine mese e con l'emergenza sanitaria e poi il lockdown hanno perso o ridotto in maniera consistente il lavoro. Come fare dunque per richiedere aiuto e ricevere informazioni? Chiamando il numero di telefono 353 418 79 27 il lunedì mattina dalle 10 a mezzogiorno e il martedì dalle 9.30 a mezzogiorno. E a quel telefono riceveranno le informazioni che richiedono e la possibilità di un incontro in maniera personalizzata nelle sedi di Caritas o nella sede della Protezione Civile sul piano Pieve. In quel luogo potranno fare le domande che servono poi per avere gli aiuti previsti dal progetto. Si chiude qui la prima parte del TG Noi, linea alla regia subito dopo le notizie sportive con la Lucchese che sta per scendere in campo in primo piano.